Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Diablo. Torniamo a parlare di build perché il rogue ormai è il nostro amore, lo abbiamo provato in tutte le salse e voi ragazzi che mi seguite su Twitch lo sapete, l'abbiamo veramente spolpato fino all'osso. Sapete anche quanto sia esoso cambiare build e trovare i pezzi adatti per cambiare build. Però oggi sono qui per presentarvi la build melee, corpo a corpo, del tagliagole velenoso in due varianti che reputo le più forti o comunque le più divertenti da usare. Le varianti saranno solo riguardanti l'abilità primaria da usare, quindi raffica e lame serpeggianti. E ora vi spiego anche perché. Come sempre, se il video vi piacerà io vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi da queste parti e soprattutto commentate e commentate su quello che usate voi o qualche altro tip riguardante la build che potrebbe aiutare chiunque cerca informazioni al riguardo. In più vi ricordo che in descrizione trovate il link al mio canale Twitch dove mi vedrete cambiare build praticamente ogni giorno. No, non è vero, scherzo, però è successo, vi assicuro che è successo. Comunque, non perdiamo tempo e parliamo della build, delle scelte fatte e di come funziona. Allora, cominciamo con il parlare della differenza tra la raffica e le lame serpeggianti, perché secondo me hanno un valore tutte e due e in due contesti diversi. Le lame, lo sappiamo bene, le famose Twisting Blades, super meta per fare qualsiasi cosa, dalla pulizia, se usate magari con l'infusione d'ombra, o super single target damage, se usate con il veleno. Dall'altra parte la raffica ci permette di fare tantissimi hit al secondo, facendo partire subito i nostri perk, rendendoci veramente super tank grazie all'aspetto della disobbedienza e grazie alle passive del rogue per recuperare vita con gli hit fatti, il che lo rende perfetto per i grandi pack di mob all'interno dei dungeon. Lame serpeggianti hanno anche un piccolo problema di recupero di energia, mentre con la raffica molto meno, ma parleremo di questo quando andremo a vedere il gear con alcuni aspetti fondamentali. Quindi la differenza sostanziale tra le due abilità è questa, ed in base al contenuto che state facendo potete decidere se usare una o l'altra. Io a livello di gameplay personalmente preferisco la raffica, la trovo più immediata e divertente, ma è innegabile che le lame facciano più danno e vi permettano di fare i boss più facilmente. Per esempio, questa è una build che potreste usare tranquillamente per fare Uber Lilith, se volete. Con la raffica, probabilmente no, comincerete a fare un po' di fatica. Come abilità principale sto usando Guizzo di Lama, perché rispetto a Perforazione mi permette di essere più veloce, perché ha un DPS maggiore, e di caricare più in fretta i combo points, che ci servono per aumentare il danno della raffica o delle lame, se volete. Anche se con le lame tenderei ad utilizzare più vista profonda, che vi permette di aumentare il DPS a dismisura, soprattutto contro i boss. Se volete avere un po' di range suggerisco di tornare alla perforazione, però, anche se nella recente patch sia assalto rinvigorente che centracuore sono state buffate e quindi sono molto curioso di provarle, anzi, se lo avete fatto voi fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi trovate. Ovviamente sto usando l'infusione del veleno, la trappola velenosa, che ci permette di avere un ottimo crowd control, che va ad aggiungersi già al tanto frastornamento che faremo in giro, che vi spiegherò tra poco come applicarlo. Praticamente vedrete a volte che nessuno ci colpirà per quanto frastornamento applichiamo. Poi ora sono con il clone d'ombra per aumentare il nostro DPS nei grossi pack di elite o dei boss. Se decidete di usare questa build per pushare le chiavi alte, il consiglio è quello di scambiare letteralmente il clone d'ombra con il manto oscuro per avere sempre attiva una difesa in più. So che c'è l'aspetto che vi procura manto oscuro con le hit critiche di alcune abilità, ma con questa build non penso funzioni al massimo. Ah, e ovviamente l'ultima abilità è il passo d'ombra, che è l'abilità che ci rende inarrestabili. Qui l'alternativa, se volete, è usare l'invisibilità, che vi permette di uscire dal crowd control ma ha un cooldown più lungo. Scelta vostra. Quindi come funziona questa build? È molto semplice: si attiva l'infusione del veleno, si fa un attacco normale o 3 in base ai vostri punti combo e poi si attacca con raffica o le lame per applicare frastornamento a tutti e rendere i nemici praticamente inermi. Se il pack è grande e c'è un elite, dopo aver frastornato potete decidere di usare anche la trappola in un secondo momento per recuperare anche l'infusione. Se il pack è impegnativo o c'è un boss, usate anche il clone d'ombra. Quindi la build, come vedete, non è difficile da utilizzare come poteva essere magari quella con il tiro rapido, però vi assicuro che è molto divertente. Non avete la pulizia che potete avere con l'infusione d'ombra, ma farete molto danno col veleno e vi basterà per pulire tutto il campo senza le esplosioni dell'ombra. Comunque, fatta questa introduzione, andiamo a vedere skill tree, paragon board ed equipaggiamento. Allora, per quanto riguarda le abilità, come vedete sto utilizzando il guizzo di lama
e non la perforazione con solo un punto, quindi guizzo di lama rinforzato. Non conviene secondo me andare ad utilizzare quello primario o quello fondamentale, semplicemente perché questa abilità la utilizzeremo veramente molto poco e un punto in più da mettere in giro sicuramente fa comodo. A livello di abilità primarie, come vi dicevo, la scelta ricade o su raffica o sulle lame serpeggianti. Cosa importante, cosa molto importante quando decidete di cambiare tra una e l'altra, è importante che voi decidiate anche di cambiare i guanti. Come vedete in questo momento io sto utilizzando raffica, quindi ho i guanti con 4 gradi a raffica. Se utilizzate le lame serpeggianti è, non vi dico obbligatorio, ma ovviamente il vostro danno aumenterà tantissimo se deciderete di mettere un altro guanto con i gradi della vostra abilità primaria. Questo vale un pochino per tutti quanti i vostri personaggi. Comunque raffica con ovviamente la rinforzata, che è molto molto importante per essere tank, perché ti cura dell'1% della tua vita massima fino ad un massimo del 12% della vita massima, e in più se raffica colpisce un nemico vulnerabile renderà tutti i nemici colpiti da quel lancio vulnerabile per 3 secondi. Ecco perché non ci serve perforazione, anche se nel caso in cui abbiamo nella Paragon Board il glifo che non ci interessa più, tra virgolette, ci permette di skippare automaticamente la perforazione per applicare vulnerabile. Due perk molto importanti, due passive che ci rendono veramente super tank, oltre a quella che avete già letto riguardante la raffica, sono solido, 12% di riduzione danni da vicino, e assalti prosciuganti. Quando infliggi danni critici ai nemici vicini ti curi del 3% della tua vita massima, cioè 207. Calcolate che ci sono ancora alcune cose che possono far sì che questa build diventi ancora più tank, che io purtroppo ancora non ho trovato, che sono i temeriti, che sono appunto un pezzo unico che ci permette di fare veramente una cosa molto particolare. Spero di trovarli presto, così eventualmente vi faccio vedere quelle piccole modifiche per rendere questa build assolutissimamente perfetta. Per quanto riguarda la mobilità, come vi dicevo, abbiamo soltanto il passo d'ombra portato fino a quello metodico per stordire i nemici, perché è importante stordire i nemici per il frastornamento. Perché questo è il frastornamento che applichiamo grazie all'abilità primaria, si va ad applicare in maniera eccelsa con concussione e attacchi ingannevoli. Concussione: dopo aver spinto indietro un nemico o fatto cadere un nemico, la probabilità di critico aumenta del 4%. Oppure, cosa molto importante, attacchi ingannevoli: quando infliggi danni critici a un nemico e affetto da frastornamento, cadrà a terra per mezzo secondo. Quindi, se riusciamo a frastornare i nemici, questi cadranno a terra ulteriormente di mezzo secondo, senza calcolare che noi facciamo cadere a terra già i nemici grazie alla trappola. Importantissimo avere dominio delle armi, è l'abilità che ci permette di fare più danno in assoluto. Come vedete io ce l'ho al 6 perché ho 3 gradi fortunatamente sull'amuleto, quindi sappiate che questo qui può essere portato anche oltre. Per quanto riguarda l'abilità sotterfugio, ovviamente la trappola avvelenata portata fino a quella contrastante per recuperare l'infusione. Avrei potuto mettere quella di aumentare il danno, il problema è che siccome stiamo andando solo con un'infusione e la stiamo portando veramente molto alta, avere la possibilità di averla ricaricata mi permette di fare più danno. Poi ovviamente 3 punti su opportunismo per fare 18% di danni aggiuntivi contro i nemici in salute e feriti, e malizia per aggiungere un 9% di danni flat ai nemici vulnerabili. Sappiate che sull'amuleto potete trovare anche 3 gradi di malizia al posto di dominio delle armi, se trovate quello assolutamente da avere. Tab delle infusioni: come vedete io qua sto utilizzando infusione precisa ovviamente per aumentare il danno critico, ci serve, e poi l'infusione del veleno, anche qui gradi aggiuntivi che ho sull'equip, e abbiamo portato tutto fino all'infusione del veleno miscelata per avere il 75% di danni del veleno aggiuntivi. Poi il piccolo tab sotto che abbiamo per quanto riguarda sempre il veleno, abbiamo 2 punti sul veleno letale per infliggere il 6%, può arrivare fino a 9, ma non, mi mancava un punto da qualche parte, quindi l'ho portato soltanto fino a 2 di danni del veleno aggiuntivi, e soprattutto il 15% di danni in meno dai nemici affetti da veleno. Molto importante da avere, ragazzi, sappiate che avere le resistenze al massimo, comunque settate bene, è la cosa che vi permetterà di fare i contenuti più difficili senza preoccuparvi troppo. Meglio avere resistenze fatte ad hoc piuttosto che danno fatto ad hoc, ricordatevi questo. Poi raffinatezza gelida: siccome abbiamo droppato gli skinieri
penitenti, quindi raggeliamo praticamente quasi sempre tutti. Questo è un perk assolutamente da avere se utilizzate quegli stivali, perché abbiamo il 15% di danni flat aggiuntivi ai nemici raggelati, e in più se riuscite anche il 30% contro nemici congelati, il che non è affatto male. Poi, ultimo tab, quello delle ultra, come vedete sto utilizzando in questo momento il clone d'ombra, vi ho già spiegato che se utilizzate il clone d'ombra, se non utilizzate il clone d'ombra, potete utilizzare il manto scuro per aumentare la vostra damage reduction e utilizzarlo soprattutto nei contenuti più difficili. Se state farmando anche solo 3 livelli sopra il vostro col clone d'ombra, andate tranquilli. Poi, colpo fortunato fino al 30% di probabilità di ottenere 8 di energia, che male non fa. E la padronanza delle trappole, anche qui in questo momento io lo sto utilizzando per la trappola avvelenata, ma questi 3 punti possono tranquillamente essere utilizzati per conseguenza. Oppure, se volete, andate a mettere questi altri 3 punti all'interno del tab del veleno, scelta vostra come utilizzare questi ultimi 3 punti. Per quanto riguarda la passiva, impeto è quella che ci permette di essere ancora più tank. Le tue abilità di sgozzamento, quindi la raffica, forniscono un accumulo di impeto per 8 secondi se colpiscono un nemico stordito, frastornato o congelato, oppure colpiscono un nemico alle spalle. Ricordate il discorso sul frastornamento che vi ho detto prima? Eccolo qua. Quando hai 3 accumuli di impeto ottieni un 20% di riduzione dei danni superiore, una rigenerazione dell'energia superiore del 30% e una velocità di movimento superiore del 15%. Quindi frastornare i nemici, ragazzi, sarà molto ma molto importante. A proposito di frastornamento, la cosa più importante che abbiamo per frastornare i bersagli è questo aspetto che in questo momento io ho messo sul torso. Infliggendo danni diretti a un nemico vulnerabile è una probabilità massima del 45% di frastornarlo per 2 secondi. Calcolando che noi il vulnerabile lo diamo sempre a prescindere, grazie a tutto il discorso che vi ho fatto prima, abbiamo la metà, quindi quasi il 50% di frastornare quel nemico. E calcolando tutti gli hit che facciamo con la raffica, praticamente frastorniamo quasi sempre, ragazzi, perché facciamo veramente tantissimi hit con la raffica. Detto questo, andiamo a vedere tutto il gear e poi parliamo della Paragon Board. Allora, sul casco sto utilizzando che le abilità di base forniscono una riduzione del danno del 20%. L'abilità base, tanto io la utilizzo perché, come vi dicevo, nella specializzazione sto utilizzando i punti combo per aumentare i danni della mia raffica. Il casco qui, ovviamente, come vedete, ho 4 gradi dell'infusione del veleno, cosa che ci serve assolutamente. Destrezza, tempo di recupero ridotto del 11% e armatura totale. Qui, se riuscite, è quello che sto cercando di fare io, ma questo casco mi è arrivato praticamente a un respec quasi da 4 milioni a botta. Cercate di avere vita massima sul casco, che vi permette sicuramente di aumentare la vostra resistenza. Sul petto dell'aspetto abbiamo già parlato. Riduzione danni assolutissimamente da avere, armatura totale assolutissimamente da avere, riduzione danni in questo caso sotto l'effetto di avvelenamento io ho, e poi tutte le caratteristiche. Al posto di tutte le caratteristiche, ragazzi, anche qui vita massima, o se volete destrezza, potrebbe, oppure un'altra riduzione potrebbe essere il vostro way to go. Per quanto riguarda invece i guanti, qui ho quelli dell'avventuriero dell'attesa. Attaccare i nemici con un'abilità base aumenta i danni della tua prossima abilità primaria del 10% fino ad un massimo del 30%. Quindi questo si incastra alla perfezione con i nostri combo points, perché sicuramente faremo 3 attacchi, quindi sicuramente avremo il 30% di danni in più con raffica. Quindi se utilizzate raffica con i combo points, sappiate che questo pezzo deve essere assolutissimamente vostro. Ne abbiamo già parlato prima, probabilità di critico, purtroppo io qua ce l'ho bassa al 6%, se riuscite cercate di averla più alta. Danni ai nemici feriti, danni critici con abilità infuse e 4 gradi a raffica, molto molto importante. Qui le cose importanti sono da avere ovviamente i 4 gradi per quanto riguarda la vostra abilità primaria, la probabilità di critico, danni critici e poi qualsiasi altro tipo di danno. I guanti sono un pezzo che devono avere statistiche d'attacco. Per quanto riguarda la protezione per le gambe, qui sto utilizzando quello dell'inganno, subisci il 15% di danni in meno ai nemici sotto effetti debilitanti, parentesi il frastornamento. Quando un nemico sotto effetti debilitanti ti infligge danni diretti, la tua velocità di movimento aumenta del 15%. Quindi un'altra riduzione danni su un pezzo che ha bisogno di riduzione danni. Infatti, come vedete, qui c'ho armatura totale, vita massima, riduzione danni da nemici vicini e riduzione danni da nemici lontani.
Degli skinieri abbiamo già parlato, ovviamente ci permettono di raggelare i nemici e in più ci permette di aumentare il nostro danno contro i nemici raggelati, che si va ad incastrare alla perfezione con perfezione gelida, di cui appunto vi ho parlato nello skill 3. Balestra con infusione della raffica e danneggia i nemici in cerchio attorno a te e infliggi il 30% di danni aggiuntivi. L'abilità, o meglio l'aspetto che vi permette di fare più danno in assoluto, mettetelo sempre sull'arma a due mani, perché vi si raddoppia l'aspetto. Quindi è molto importante che decidiate di mettere questo aspetto sulla balestra. Poi c'ho destrezza, danni ai nemici vulnerabili, danni critici, danni abilità ultra per il nostro Shadow Clone. Altra cosa importante, decidete di utilizzare la balestra al posto degli archi, perché la balestra ha di base danni ai nemici vulnerabili, mentre gli archi hanno danni ai nemici lontani, il che non vi serve assolutamente, soprattutto per le build melee. Per quanto riguarda le altre due armi, sto utilizzando il Condanna, che è perfetto assolutamente per le vostre build con i combo points. Se decidete di non utilizzare i combo points e andate con le lame serpeggianti, con la vista profonda, assolutamente da cambiare, ma se utilizzate la raffica con i combo points, Condanna vi permette di aumentare del 36% ancora di più il vostro danno con l'abilità primaria quando avete 3 punti combo, senza contare che vi permette di avere i punti combo al massimo senza per forza di cose fare 3 attacchi primari, quindi 3 attacchi base, scusate, quindi molto molto forte da avere. Sull'altra arma invece c'ho quello dell'infusione mimica. I due cloni d'ombra imitano anche l'infusione applicata alla tua abilità, quindi facciamo doppio danno grazie alle infusioni applicate anche al clone d'ombra, ovviamente in questo caso quella del veleno. E usare un'abilità di infusione aumenta i danni del tuo clone d'ombra del 16% per 5 secondi, quindi un ulteriore danno in più. Il clone d'ombra utilizzato con questa roba qui, ragazzi, sarà devastante per i primi secondi se lo utilizzate in combo con le infusioni, quindi mi raccomando, usatelo. Per quanto riguarda invece le spade, vi ricordo anche qui, utilizzate le spade piuttosto che i pugnali, perché danni critici di base è sicuramente meglio che danni ai nemici vicini. Qui ho destrezza, danni vulnerabili, danni ai nemici feriti, purtroppo, che potrei cambiare, e danni critici con le abilità infuse. Per quanto riguarda i gioielli, l'amuleto ovviamente della disobbedienza, questo è il secondo vostro perk migliore dopo quello da mettere sulla balestra, perché l'amuleto aumenta l'aspetto del 50% anziché del 100%, ma è comunque buono. Calcolate che per esempio la disobbedienza arriva ad un massimo del 50%, messo sulla disobbedienza arriva al 75% di damage reduction, di armatura in più. Disobbedienza che con la raffica è fondamentale, fortissimo da avere, quindi mettetelo qui, vi prego, perché il 75% di armatura in più è veramente tanto. Poi ho 3 gradi a tutte le abilità di infusione, riduzione danni di nuovo ai nemici vicini, danni di abilità sgozzamento, quindi la nostra raffica, e 3 gradi alla passiva dominio delle armi, come vi dicevo, stra importante per aumentare i nostri danni. Sugli anelli ho un altro aspetto fondamentale che vi permetterà di essere molto molto forti contro i single target, da avere assolutissimamente se utilizzate questa build con le lame anziché con la raffica, perché vi aumenta il danno di tantissimo. E cioè i colpi critici con l'abilità delle infusioni del veleno hanno una probabilità massima del 10% di creare una pozza tossica che infligge tot danni, il che non è importante, ma è importante la seconda parte. Quando ti trovi all'interno di questa pozza tossica, la tua abilità di infusione del veleno non ha tempo di recupero e limite di cariche. Quindi vuol dire che noi possiamo continuare a spammare la nostra infusione del veleno all'infinito finché siamo all'interno di questa pozza. Calcolate che poi quel 10% secondo me è a hit, e quindi non è così raro, perché 10% potreste dire ma se è poco, un 10% è poco. Fidatevi che lo proccherete più in fretta e più spesso di quanto pensiate, quindi ottimo perk da avere. Per quanto riguarda invece le statistiche da avere sugli anelli, ovviamente abbiamo probabilità di critico sull'anello, ragazzi, insieme ai guanti è il posto dove dovete avere assolutamente probabilità di critico, mi raccomando. Poi danni ai nemici vulnerabili, danni ai nemici vicini, danni critici. Sull'altro anello abbiamo ovviamente danni critici e probabilità, generazione di risorse in questo caso e danni ai nemici vulnerabili. Però qui abbiamo l'aspetto dell'ombra, uno degli aspetti forse più rari che io abbia mai cercato di trovare all'interno del gioco. Rigeneri 3, in questo caso, punti della tua risorsa principale quando applichi un effetto debilitante su un nemico. Sempre il frastornamento. Questo
ci permette di avere energia, non vi dico infinita, ma di recuperare tantissimo e in fretta la nostra energia. Quindi se riuscite, ragazzi, fate attenzione ai vostri aspetti. Questo è un aspetto che voi trovate principalmente sugli anelli, quindi se avete oboli da spendere, andateli a spendere sugli anelli per cercare di trovare appunto questo perk, perché è molto importante da avere. Soprattutto, e dico soprattutto, più sulle lame piuttosto che sulla raffica, perché le lame vi succhiano letteralmente tutta l'energia. Bene, a questo punto non ci resta che guardare i nostri punti d'eccellenza, quindi la Paragon Board. Questa Paragon non è sicuramente super ottimizzata, questa è una Paragon che io ho fatto tra virgolette un pochino a braccio, cercando di andare ad utilizzare quelle che secondo me sono le cose più importanti. Quindi i quattro glifi che sto utilizzando e che secondo me sono i più importanti per quanto riguarda questa build sono quello più vicino, che aumenta le nostre abilità di sgozzamento del 72%, e in più se usi un'arma da mischia subisci il 10% di danni in meno, quindi danno aumentato e damage reduction. Poi per il secondo glifo per la seconda Paragon Board ho utilizzato ricompensa ultratrelena, che praticamente ci permette di utilizzare di avere il 20% di resistenza e il 20% di danni aggiuntivi quando utilizzo un'infusione, quindi anche qui danno e resistenza insieme, utilizzando il glifo dell'opportunismo, che è molto ma molto importante per applicare vulnerabile senza perforazione. Quando un nemico viene ferito da te diventa vulnerabile per 3 secondi, può attivarsi solo una volta ogni 20 secondi per nemico, ma a noi non interessa perché a noi basta una volta e poi lo spargiamo in giro grazie alla nostra raffica. Ovviamente danni aumentati del 19% per i nostri nemici vulnerabili. Terza board, colpo basso, infligge il 5% di danni aggiuntivi per ogni nemico vicino sotto effetti debilitanti fino ad un massimo del 25%. Effetto debilitante, frastornamento. Quindi frastornamento, ragazzi, fondamentale per questa build. Terzo castone, per il momento sto utilizzando combattimento, danni critici con abilità primaria, quindi la nostra raffica aumentata del 67%, e in più le abilità che infliggono danni critici rigenerano il 12% del loro costo di energia, quindi abbiamo anche un pochino di energia che ci torna indietro. Quarta board che sto ancora completando, ho deciso di mettere i trucchi del mestiere, perché all'interno di trucchi per mestiere ci sono un po' di resistenze, quindi una riduzione danni qua, un po' di armatura qui e ovviamente alcuni danni, calcolando anche questo. E qui sto utilizzando in questo momento terreno, che mi aumenta i danni ai nemici vicini del 57%, e i danni sono ridotti del 10% contro i nemici vicini. Quindi ovviamente tutti i glifi sono incentrati sui danni critici, i danni ai nemici vicini e i danni contro i nemici vulnerabili. Bene ragazzi, quindi questa è la build tagliagole melee che sto utilizzando di più nell'ultimo periodo, è quella che secondo me fa il più danno in generale. So che ci sono tante alternative, le abbiamo già provate praticamente tutte, la trappola mortale, il clone d'ombra e poi anche le altre infusioni come quella del ghiaccio, come quella d'ombra, che è sicuramente una delle migliori per fare pulizia per i dungeon, ma poi ovviamente ci ritroviamo un po' così quando si tratta di utilizzarla contro i boss. Quindi secondo me quella del veleno è quella migliore che c'è, sia per quanto riguarda la OE e sia per quanto riguarda i danni contro i boss. Comunque ragazzi, questa era la mia build tagliagole melee. Fatemi sapere come sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, come la utilizzate voi, se prenderete spunto da questa oppure no. Io vi ringrazio di aver guardato questo lunghissimo video, anzi ringrazio doppiamente chiunque sia arrivato fino alla fine. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima.